Poracci, benvenuti o bentornati sul mio canale. Leggendo i commenti al video di ieri mi sono reso conto che c'è molta confusione su quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche e le caratteristiche hardware di un'eventuale versione Pro della Switch. Sebbene la console non sia mai stata annunciata ufficialmente da Nintendo, è facile ricavare alcuni degli elementi chiave che potrebbero far parte del progetto Switch Pro guardando non solo alla recente storia di Nintendo, ma anche a come si sono mosse negli anni Sony e Microsoft. In questo video cercherò di rispondere quindi ad alcuni dei vostri dubbi, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo o meno con le mie ipotesi e se ci sono altri aspetti che secondo voi andrebbero presi in considerazione. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Poracci, innanzitutto, la console non è mai stata annunciata ufficialmente da Nintendo. Questo significa non solo che tutte le informazioni relative a Switch Pro sono solo delle speculazioni, ma che anche lo stesso design è frutto dell'immaginazione dei fan. Il modello che avete visto in copertina nel precedente video, così come quello della thumbnail di oggi, è un concept amatoriale che non si basa su nessun design ufficiale. Per quanto è plausibile che la Switch Pro abbia sempre un'impostazione da tablet e console portatile, qualsiasi render che ne mostra la forma della scocca è una pura speculazione non indicativa delle linee finali. Tra l'altro, ancora non possiamo sapere, ad esempio, se la Pro manterrà i Joy-Con staccabili come la versione base o integrerà i comandi nel corpo macchina, esattamente come la Lite. Per alcuni poi la Pro sarà una console esclusivamente fissa, mentre per altri si tratterà di una versione potenziata della dock, che lascerà invariata la console che oggi conosciamo. In assenza di informazioni da parte di Nintendo, tutte queste ipotesi hanno la stessa validità e non sono da scartare a priori. Ma come farà Switch Pro a supportare il 4K su uno schermo così piccolo? Sebbene arrivare a risoluzioni così alte su uno schermo di quelle dimensioni non credo sia impossibile, pensate per esempio all'elevata densità di pixel dei Retina Display degli iPhone di ultima generazione che vanno ben oltre il Full HD, sarebbe estremamente costoso e in un certo senso sprecato raggiungere il 4K in portabilità. Se il supporto all'Ultra HD sarà presente, mi aspetto che sia raggiunto in modalità fissa, mentre, con la console in modalità portatile, mi aspetto una risoluzione che non vada oltre il 1920x1080, compromesso più che dignitoso rispetto all'HD Ready raggiunto dalla Switch base. Teniamo a mente poi che la Switch Pro non sarà una Switch 2, ma una versione potenziata della Switch e, in quanto tale, totalmente retrocompatibile con la libreria della console ibrida. Su questo punto, poracci, credo ci sia tantissima confusione. Dovete capire che con la denominazione Switch Pro si va a indicare un'eventuale revisione potenziata della console che già conosciamo e non un nuovo hardware pensato per sostituire il precedente. Si tratterebbe di una macchina mid-gen per allungare il ciclo vitale della famiglia Switch, esattamente come è successo per PS4 e Xbox One, che dopo 3 anni dal lancio sono state affiancate nel 2016 dalla PS4 Pro e la One X, console ideate con l'intento di spingere oltre il limite gli hardware ormai datati. Questo significa che non cambierà nulla a livello di libreria tra le due console, che continueranno a leggere gli stessi identici supporti su cui sono immagazzinati i giochi e che al massimo i titoli saranno ottimizzati per la versione Pro, attraverso delle patch in grado di garantire dei benefici all'esperienza di gioco, come un framerate più stabile, risoluzioni in game maggiori e texture più definite. Proprio per questo non credo proprio ci saranno titoli in esclusiva per Switch Pro, esattamente come è successo per le console Sony e Microsoft. Guardando alla storia recente di Nintendo, infatti, con l'uscita sul mercato della versione potenziata del 3DS, ovvero il New 3DS, l'azienda di Kyoto aveva provato a proporre dei titoli in esclusiva per questa revisione, operazione che è stata accantonata praticamente da subito. Non avrebbe senso tagliare fuori parte dell'utenza in questo modo, con una mossa che andrebbe a generare solo tanta confusione negli acquirenti e che rischierebbe di creare un'altra situazione in cui non è chiaro su quali hardware possano girare determinati software. Con una base di oltre 60 milioni di utenti, una mossa del genere, a mio avviso, sarebbe praticamente un suicidio, senza contare l'aumento di costo per la produzione di cartucce speciali, che già adesso sono tutt'altro che economiche.
Insomma, secondo me, se si parla di Switch Pro e non di Switch 2, possiamo dormire tranquilli sul fatto che non ci saranno titoli in esclusiva per questo nuovo hardware, che al massimo sarà in grado di far girare meglio i giochi disponibili anche su Switch e Switch Lite. E per finire, se è auspicabile che Nintendo migliori in tutto e per tutto la console, ovviando a difetti strutturali come il Joy-Con Drift, dall'altro sperare in una retrocompatibilità estesa è una vera e propria utopia. Rendere disponibile la softeca di Wii U sarebbe un autogol clamoroso, che andrebbe ad uccidere le vendite dei porting spacciati per giochi nuovi a prezzo pieno, ed andare indietro con le generazioni di console significherebbe tagliare le gambe al mercato delle console mini classic e alle eventuali operazioni come Virtual Console e ai giochi gratis con l'abbonamento online. Insomma, mettiamoci il cuore in pace, in questa generazione di console Nintendo ha blindato il suo hardware, un po' come ha fatto Sony. Bracci, questi erano i punti che secondo me era doveroso chiarire dopo il video di ieri. Spero vi abbiano aiutato ad avere un'idea più realistica di come potrebbe prendere forma il progetto Switch Pro. Voi cosa ne pensate? Avete altri dubbi a riguardo? Vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi approfondimenti sul mondo Nintendo e dei videogiochi in generale. Io sono il Poro Michele, retrocompatibile, ciao!